la pressione di 500 pascal la possiamo trovare a 5150 metri, basta fare 515 per 10. Discorso un po' diverso per le isobare, che sono più semplici e intuitive da capire. Esse non sono altro che delle semplici linee ideali che uniscono i punti con uguale pressione atmosferica a livello del mare o di una certa quota altimetrica. Sono molto importanti per stabilire le zone di alta o di bassa pressione che comandano la circolazione, le direzioni dei venti quasi parallele ad esse e l'intensità dei venti, che è tanto maggiore quanto più le isobare sono ravvicinate fra di loro. È bene definire anche che cosa sono le zone di alta pressione e le zone di bassa pressione. Parto nel spiegare un attimino quella che ci porta il bel tempo, ossia le zone di alta pressione che vengono indicate con la lettera H di AI o la A di alta nelle mappe meteo. Vengono anche chiamate aree anticicloniche e la pressione più alta risulta essere al centro, mentre i suoi valori vanno gradualmente diminuendo quanto più si procede verso la periferia. È opportuno sottolineare che i venti nel nostro emisfero, ossia quello settentrionale, soffiano in senso orario nelle aree anticicloniche e tendono a deviare verso l'esterno creando dei moti discendenti o di subsistenza che creano compressione e quindi vanno a dissolvere le nubi, lasciandoci un tempo sempre piuttosto stabile. Ho detto sempre piuttosto stabile perché anche in condizioni di alta pressione può piovere. Quando? Soprattutto in estate, ossia quando si formano i classici temporali di calore, oppure quando si infiltra dell'aria fresca sopra dell'aria resistente o umida, o quando per esempio vicino ai monti si creano sempre dei temporali ma per innesco orografico. Le zone di bassa pressione invece vengono comunemente chiamate aree cicloniche e vengono indicate con la lettera L di low, B di bassa o T se le mappe sono tedesche. La pressione più bassa risulta essere al centro, mentre i suoi valori vanno gradualmente aumentando quanto più si procede verso il contrario delle aree anticicloniche. In questo caso i venti nel nostro emisfero soffiano in senso anti-orario e tendono a deviare verso il centro, creando moti ascendenti che favoriscono la condensazione dell'umidità e quindi la formazione di nubi.